Grande fratello, Barbara D'Urso, ho uno spavento assurdo, ecco di cosa. La presentatrice di Pomeriggio 5 ha rilasciato una nuova intervista sul reality Mediaset. Nelle prossime settimane Barbara D'Urso sarà impegnata su tre fronti, i suoi contenitori Pomeriggio 5 e Domenica Live e dopo tanti anni, tornerà a condurre il cancelletto Grande Fratello NIP. Lady Cologno, intervistata dal periodico Corsera, ha svelato ai lettori quando ripartirà il reality e tutte le novità riguardanti i concorrenti. La conduttrice napoletana ha annunciato che lunedì prossimo inizieranno le prove mentre il programma aprirà i battenti il 17 aprile 2018. Nel frattempo, nella giornata odierna Barbarella Nazionale si è recata all'interno dello studio prodotto da Endemol Italia e Mediaset. Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare delle notizie riguardanti i partecipanti a GF e la D'Urso, nel corso dell'intervista, ha dato alcune conferme sul cast. La donna ha affermato che lei e gli autori stanno cercando più storie che concorrenti e oltre a dei giovani sconosciuti, all'interno della casa entreranno alcuni volti già noti nel mondo dello spettacolo. Lady Cologno e il suo grande timore di condurre in prima serata. Per Lady Cologno e il GF sarà il ritorno alla conduzione in prime time sulla rete Ammiraglia Mediaset. La D'Urso nel corso dell'intervista a Corsera ha rivelato di avere una paura assurda perché non realizza questi tipi di programmi da tantissimi anni. Nonostante questo, Barbara ha affermato che ci metterà testa e cuore per un'ottima riuscita del reality targato Endemol. La presentatrice di Pomeriggio 5 ha dichiarato anche che l'azienda del Biscione l'ha corteggiata per diversi mesi, già da settembre 2017 e lei gli ha sempre risposto con un secco no. Poi a dicembre, dopo aver avuto una lunga conversazione con Barbara Palombelli, quest'ultima la avrebbe convinta. Il grande sogno di Barbara D'Urso. Per il 2018 Mediaset ha puntato molto su Barbara D'Urso. Infatti, secondo alcuni rumors l'azienda con sede a Cologno Monzese avrebbe proposto alla napoletana la conduzione di un programma dedicato ai mondiali. Ovviamente quest'ultima ha rifiutato perché è già troppo impegnata con i suoi contenitori. Inoltre ha dichiarato che prima o poi realizzerà un sequel della Dottoressa Jo, una fiction andata in onda nel 1996. Ma il sogno più grande di Lady Cologno è condurre almeno una volta il Festival di Sanremo. Ci riuscirà prima o poi? Per conoscere altre informazioni sulla presentatrice di Domenica Live, vi invitiamo di seguire il canale Barbara D'Urso. Cancelletto Grande Fratello 2018. Cancelletto Barbara D'Urso.